Eccellenza Reverendissima, sono lieto di poter porgere il saluto di benvenuto a nome di tutti i capi degli uffici giudiziari, dei magistrati e del personale amministrativo che quotidianamente operano in questo palazzo di giustizia. La sua presenza ci onora e ci conforta conoscendo la particolare attenzione che lei ha dedicato e dedica sempre al mondo della giustizia. La sua vicinanza ai problemi che scaturiscono dalla devianza, la comprensione della fatica del decidere che affligge noi magistrati, quella che Sciascia ebbe a definire la dolorosa necessità del giudicare. Come lei ha ben detto in un incontro avvenuto qualche anno fa, sempre in questo palazzo, il giudice deve avere una fortezza personale che gli consenta di non tremare di fronte al potente e avere una coscienza retta che gli consenta di resistere alla corruzione. E di questi insegnamenti ciascun giudice deve farne tesoro, perché costituiscono proprio l'insè dell'attività giurisdizionale, ciò che la legittima agli occhi del popolo in nome del quale la giustizia viene amministrata. Ogni giorno in questo palazzo i magistrati, il personale amministrativo concorrono con spirito unitario di solidarietà ad affermare il diritto e combattere l'ingiustizia per il bene comune della società, cercando di dare dignitosamente risposta alla domanda di giustizia che sorge dal contesto sociale. Noi siamo chiamati ad affermare e tutelare i diritti dei più deboli all'interno di un sistema economico e sociale che finge di includere le diversità, ma che di fatto esclude sistematicamente chi non ha voce. I diritti dei lavoratori, dei migranti, dei malati, delle persone in fin di vita e dei più poveri sono sempre più spesso trascurati e onnegati in questa cultura dello scarto. Chi non ha capacità di spendere e di consumare sembra non valere nulla. Ma negare i diritti fondamentali, negare il diritto a una vita dignitosa, a cure fisiche, psicologiche, spirituali, a un salario giusto, significa negare la dignità umana. E proprio garantire in concreto i diritti, tutelando i più deboli, è ciò che ci rende esseri umani. Altrimenti ci lasciamo dominare dalla legge del più forte e diamo campo libero alla sopraffazione. Il cardinale Dionigi Tettamanzi amava ripetere che i diritti dei deboli non sono diritti deboli. Nel primo libro dei Re si racconta che al giovane re Salomone, in occasione della sua intronizzazione, Dio concesse di avanzare una richiesta. Che cosa chiederà il giovane sovrano, si è chiesto Papa Benedetto XVI? Chiederà successo, ricchezza, una lunga vita, l'eliminazione dei nemici? Nulla di tutto questo, egli chiede. Domanda invece, concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo. La giustizia era allora e resta ora una delle questioni decisive davanti alla quale l'uomo si trova. E del resto Parmenide, il teorico del puro essere, ed Eraclito, il teorizzatore dell'eterno flusso, pur essendo in contrasto su tutto, concordavano nel ritenere diche, cioè la giustizia, come il supremo principio dell'universo. Ma la giustizia non è soltanto ius sum cuique tribuere, ne esprime il riferimento dell'individuo alla norma etica. Essa è relazione fra esseri, è l'ordine virtuoso dei rapporti umani. E in questa linea mi sembra si inserisca anche un'osservazione che faceva il cardinale Martini in una sua catechesi alla diocesi di Milano. Secondo Sant'Ambrogio, diceva il cardinale Martini, la giustizia si riferisce alla società e comunità del genere umano e qualcosa che regola i rapporti fra le persone. Se allora è vero, come è vero, che la giustizia è virtù che si gioca nelle relazioni, appare evidente la necessità dell'uomo giusto di riconoscere altre persone con i loro diritti. Ma non solo. Se il diritto mette necessariamente in gioco anche le nostre risorse relazionali, ossia la fiducia reciproca,
Allora riscoprire lo spazio della fiducia nel diritto non è solamente un modo per mettere in primo piano la responsabilità di chi agisce o di chi fa cultura giuridica, ma è anche l'unica via per riportare al centro del nostro discorso giuridico le qualità migliori di cui siamo in possesso. Via per percorrere la quale, per dirla con Paul Ricoeur, occorre una saggezza pratica in situazione che faccia dell'agape o della carità il motivo profondo della giustizia e della giustizia il braccio efficace dell'agape all'interno di una virtuosa dialettica dei due termini che in questo periodo trova un paradigmatico, seppur balbettante inveramento, nella giustizia riparativa. E di tale saggezza, ella, Eccellenza Reverentissima, è riconosciuto maestro. È per questo che oggi la sua presenza qui ci rinfranca e ci fortifica nell'arduo cammino volto alla riscoperta della fiducia del diritto. E riconoscenti, noi le rivolgiamo un sincero ringraziamento. Grazie.